Nuovo coach della Sovrana Pulizie Virtus Siena, un gradito ritorno dopo un anno credo di inattività. Cosa significa per te questo palazzetto, queste quattro mura, questo posto? No, significano tanto, perché io qui ci ho fatto una parte di percorso giovanile come giocatore e poi ci ho vissuto tanti anni da allenatore, due anni fa con l'esperienza all'Under 20 delle finali nazionali. E oggi essere allenatore della prima squadra chiaramente dà tanta emozione e tanto orgoglio e senso d'appartenenza. Una squadra che abbiamo visto la presentazione composta per la maggior parte di giovani, con aggregati alla prima squadra ragazzi delle giovanili come Ceccatelli, Bartoletti, Indur e tanti altri. Giovani che si vanno ad aggiungere a un gruppo già consolidato dall'anno scorso, comunque fatto di ragazzi altrettanto giovani, se non sbaglio solo il nuovo arrivo Simeoli è nato prima del 1990. Sì, esatto, sì, è stata fatta questa scelta che io ho sposato assolutamente, anche se è una scelta che ha voluto dire qualche addio doloroso, che hanno citato anche durante in presentazione, di ragazzi e giocatori di assoluto valore, però era il momento di inserire un po' di giovani del vivaio dentro la prima squadra. Questo ci espone a qualche rischio, perché sappiamo che un po' di inesperienza probabilmente la pagheremo, però è anche vero che sono stati confermati giocatori importanti, giocatori che io in parte conosco perché sono stato assistente di Daniele Ricci e so che hanno una grande etica del lavoro e un grande spirito, oltre che un grande valore tecnico, è la cosa più importante. Avete già raggiunto le Final Four di Coppa Toscana, peraltro con una grande affermazione su Castel Fiorentino. Adesso comincia il campionato, sabato alle 18.30 a Pontassieve contro Val di Sieve. Che campionato sarà questo di Serie C Gold? Ma io mi aspetto un campionato durissimo come tutti i campionati. Ho sentito un po' durante l'estate commenti vari sia su Siena sia sui vari social o portali di basket che ci indicano come insieme a Firenze come squadra ammazza campionato. Io trovo queste valutazioni così, non lo so, ci trovo un po' di dietrologia dietro queste valutazioni, però io ai ragazzi gli ho detto di stare tranquilli, di non avere nessuna pressione. Loro escono da 4-5 anni in cui hanno fatto veramente di tutto per questa maglia, dimostrando il loro valore. Dunque, se c'è pressione, questa pressione ricade su di me. Io per ora dormo, sto tranquillo, è una pressione che ho preso ben volentieri e che penso di poter saper gestire. Il campionato è duro, però la macchina c'ha un motore, come ho detto, ci sono giocatori di talento, giocatori di assoluto valore, penso che possiamo fare bene. Ok, grazie Maurizio, un in bocca al lupo, speriamo che vada meglio di anno scorso, che c'è stata una retrocessione per certi versi immeritata. Quest'anno sicuramente potete fare meglio. Sì, ma sai, meglio dell'anno scorso è difficile, perché è giusto ricordare il lavoro che stavo fatto l'anno scorso, perché quella dell'anno scorso anno era una squadra di dilettanti che si scontravano in un campionato di professionisti e la retrocessione della Virtus è arrivata per un canestro. Dunque brucia ancora e senz'altro non è da archiviare come stagione negativa. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hope. Carlo Piperno, coordinatore tecnico del settore giovanile della Sovrana Pulizie Virtus Siena. Abbiamo visto stasera molti giovani sia nel mini basket che nel settore giovanile che anche in prima squadra. Certo non nascondete che considerate i ragazzi anche molto giovani una grande risorsa per la Virtus. Sì, sicuramente. L'inserire i ragazzi in prima squadra è stato uno dei primi obiettivi che ho avuto quando mi hanno dato l'incarico. Logicamente non è che si può far subito, bisogna farli crescere, bisogna trovare anche i senior giusti per farli crescere, se no sarebbe un errore. Quest'anno con la società abbiamo trovato questa linea e penso e spero che possano crescere e possano dare anche dei minuti importanti in prima squadra. Il settore giovanile è sempre stato il nostro fiore all'occhiello, qualcosa su cui noi lavoriamo, ci crediamo e vogliamo continuare a farlo, quindi sicuramente noi non abbandoneremo mai questa linea. Poi ci saranno momenti in cui potremo fare il settore giovanile in un certo modo, andando a reclutare, ma questo a noi non interessa. L'importante è che i giovani qui trovino il loro spazio, la loro casa per venire a giocare, divertirsi e cercare di arrivare a fare qualche risultato. Quante sono le squadre del settore giovanile della Virtus iscritte ai campionati nazionali e regionali di quest'anno e all'incirca quanti ragazzi fin dal mini basket fino all'under 20 calcheranno questo e gli altri campi che avrete a disposizione? Sì, noi abbiamo 8 squadre del settore giovanile, 2 under 20, un under 18, un under 16, un under 15, 14, 2 gruppi di under 13. Facciamo 4 campionati eccellenza. Poi da lì partiamo con il mini basket, da esordienti fino a giù fino al 2012 l'East Basket, quindi anche lì sono altre 6 squadre. In totale abbiamo circa 240-250 ragazzi. Hai toccato un punto dolente, cioè di dire giochiamo qui ma questo spazio non ci basta, stiamo cercando altri spazi per dare tempo e il giusto spazio a tutti per fare il giusto numero di allenamenti, le giuste ore,
e cercare di fare un programma che li possa portare alla fine del percorso del settore giovanile a essere dei buoni atleti e delle buone persone. E bisogna dire che fino a questo momento sicuramente è una scelta anche negli anni passati che ha pagato. Abbiamo visto stasera svelare tre stendardi dei risultati raggiunti durante la stagione passata dall'Under 13, l'Under 16 regionale e l'Under 20. Sicuramente ecco, questo tipo di strategia, di scelta porta anche dei risultati. Sì, sì, questi si vedono e sono tangibili. Abbiamo vinto tre titoli regionali, ma logicamente, come ho detto anzi in presentazione, non possiamo rilassarci mai, anzi voglio anche dire che abbiamo incrementato il numero degli allenatori andando anche a ricercare qualcuno che era stato qui come Daniele Ricci per dargli il gruppo Under 20 Eccellenza, quindi cerchiamo sempre di lavorare per migliorarci e per cercare di andare a tappare le falle che logicamente ci sono, cerchiamo di migliorarci sempre di più e cercare di andare a trovare negli spazi che non abbiamo coperto negli anni passati e andare a coprire le cose. Quest'anno avete, le ultime due parole, avete istituito o comunque lo farete anche un premio, lo diciamo propriamente in italiano, forse del ragazzo più migliorato, viene tradotto dall'inglese most improved, ma è praticamente sarebbe un premio dato al ragazzo che dal mini basket, dalla prima squadra durante la stagione dimostra i maggiori miglioramenti ed è anche un premio dedicato a qualcuno in particolare. Sì, esatto, questo premio lo dedichiamo a Yuri Braconi, un allenatore che era qui e che tragicamente è scomparso lo scorso qualche mese fa, e abbiamo pensato di fare questo perché sono convinto che Yuri farebbe piacere, perché lui era un allenatore del settore giovanile, un allenatore che piaceva lavorare nei particolari, a cui piaceva vedere i miglioramenti dei ragazzi e della squadra e non tanto il risultato finale, che è quello che poi è il nostro obiettivo, è quello un po' la nostra strategia. Noi cerchiamo di migliorarli, logicamente se si migliorano poi vengono i risultati, ma è una conseguenza. E quindi sono convinto, abbiamo pensato con la società, che questo forse potesse essere il miglior modo per ricordare Yuri, un grandissimo amico. Ok, grazie Carlo, in bocca al lupo per tutta l'attività delle giovanili della Virtus Emma. Crepi il lupo, grazie a voi. Fabio Bruttini, presidente della Sovrana Pulizie Virtus Siena, anche questa sera siamo qui a presenziare una serata che ha dato il via all'ennesima stagione rosso-blu sotto la sua presidenza. Sì, questo è l'esattezza al 29esimo anno, perché diciamo è una vita. Comunque niente, c'è sempre un bel entusiasmo, tanti ragazzi, tanti giovanissimi.
quest'anno ci troviamo a affrontare un'altra annata molto intensa, per quanto riguarda il settore giovanile parteciperemo a 8 campionati più tutto il mini basket, una prima squadra affronterà il campionato di sci con una squadra competitiva, una squadra che diciamo sulla carta dovrebbe ben figurare. Speriamo di fare un buon campionato, anche se non abbiamo obiettivi particolari, vedremo durante l'anno i risultati che verranno fuori e speriamo di far bene. L'anno scorso sicuramente la Virtus è stata sfortunata con la retrocessione all'ultimo tuffo e play-out contro Oleggio Basket, quest'anno un nuovo allenatore, qualche nuovo innesto, abbiamo visto Simeoli, Pucci, che squadra sarà quella di quest'anno? La squadra, l'ossatura è rimasta abbastanza quella dello scorso anno, ci sono, come hai detto te, innesti nuovi, innesti importanti, ma abbiamo perso anche giocatori importanti. Intanto vedremo, sicuramente è una squadra molto, direi, leggera, una squadra che ha bisogno di correre molto per esprimersi e penso sia una squadra che possa fare un basket divertente, ecco, quello me lo aspetto veramente. Ancora per un altro anno avete rinnovato la partnership con la Sovrana Pulizie, ormai è un connubio assodato. Sì, ormai sono 4 anni e chiaramente non siamo ai livelli dell'NCA che è stato con noi 14 anni, però siccome sicuramente è un connubio che continuerà perché c'è, oltre che diciamo affezione, cioè si è creato anche un rapporto d'amicizia con i titolari della Sovrana, con i fratelli Berni. E speriamo di continuare insieme ancora per altro tempo e avere delle belle soddisfazioni. Per finire, due parole anche su tutti questi giovani, questi ragazzi che abbiamo visto stasera riempire questo palazzetto. Sicuramente la Virtus, questo da sempre, punta molto sui giovani, sui ragazzi. Anche quest'anno molti ragazzi in prima squadra, sicuramente è un motivo di vanto per la società. Sì, vabbè, questo è sempre stato un po' la nostra, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Anche negli ultimi anni che facevamo campionato di eccellenza avevamo sempre la squadra più giovane del campionato e lanciare i giovani è un nostro obiettivo e anche un po' il futuro della società, perché chiaramente oggi come oggi non ci sono più le risorse di una volta, bisogna lavorare in maniera molto forte con i ragazzi di casa nostra e speriamo che alcuni di questi quest'anno speriamo che possano diventare protagonisti assoluti anche nel campionato di sci gol. Okay, grazie a Fabio Bruttini, presidente della Virtus, in bocca al lupo per il campionato che va cominciando. Grazie, crepi il lupo.